state benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto già dal titolo del video, questo qui è un trial haul. Questo qui è un trial haul di Lights in the Box, che ve lo scrivo anche qui. È un sito dove vendono vestiti, ma tantissime altre cose. Vi consiglio assolutamente di andare a darci un'occhiata, vi lascio il link qui sotto nell'info box. E niente, iniziamo subito. Mi hanno mandato un sacco di cosine che ho scelto io, e sì, sono un bel po', quindi iniziamo subito. Allora, la prima cosa è questa qui, che sono messe in queste buste con dentro altre buste. Allora, questa qui. Ok, mi sono ricordata che cos'era questa. Allora, è un maglioncino, sembra che è piegato qui, ma era solamente perché appunto era piegato. È un maglioncino tipo a crop top, quindi cioè è largo, ma di larghezza, non di lunghezza. Ecco, quindi non è tanto lungo, è così. E viene insieme a questo pantaloncino qui. Io ho preso quasi tutto taglia L perché ora voglio stare bella larga, e dopo il parto ero riuscita a ritornare alla mia taglia S, e invece adesso sono ritornata nella taglia M, e però compro comunque vestiti L perché ho paura che mi segnano nella pancia. Quindi questi pantaloncini ho preso, e niente, sono tipo di lana. E però è veramente stra morbida, quindi ora me li provo e ve li faccio vedere. Allora, questo qui è il primo outfit. Con il nero si vede poco ancora la mia pancia, però il mio pancino c'è. A me piace sempre mettere i pantaloncini sopra, cioè a vita alta, quindi io lo metto sempre in su. Il mio pancino è qui che sta crescendo. Oggi ho compiuto 19 settimane, oggi è il 18 febbraio, ho fatto 19 settimane. E sì, questo qui è il maglioncino, che è veramente veramente, pensavo che pizzicasse, invece non pizzica per niente, e sotto non ho neanche reggiseno, quindi mi ci trovo davvero bene. Le maniche sono così, a me piace un sacco perché posso tenerle così, e quando è freddo posso coprirmi un po' le mani. E niente, è veramente veramente molto molto carino. Non mi si vede tanto la pancia con questo. Comunque andiamo avanti. Allora, vediamo un po' che cos'è questo. Ok, avevo scelto dei maglioncini così con il collo alto. Scusate che c'è il nero e quindi non si vede bene. Il maglioncino così normalissimo, con le maniche lunghe e il colletto. E perché ultimamente scusate se c'è un pelino di rumore, ma Mati è sveglio, ma dobbiamo comunque lavorare, quindi Mati sarà qui. E comunque ho preso perché a me piace vestirmi così basic, con cose non troppo strane, e questo qui mi è piaciuto veramente tanto, sembra molto morbida. E niente, ora me la provo subito. Ok, questo qui è il maglioncino. Allora, mi arriva esattamente fino al mio polso. Mai trovata un maglioncino così. E il collo alto è fino qui. È stramorbida, non me l'aspettavo da questa marca. È veramente ottimo, ottimo, ottimo. Qui si vede un pelino di più la mia pancia. E così, arriva fino qui, fino al mio ombelico. E niente, l'ho messo con questi pantaloncini. In questo momento è veramente morbido, ma io li metto sempre con i leggings fino sopra, quindi dopo sta così e non si vede più niente. Mi piace veramente tantissimo, è veramente morbida, posso alzare le mani, non si alza niente, è elasticissima. Quello. Comunque è veramente molto 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 bella. Andiamo avanti con questo, per cambiare un po' di colore, perché sono tutta black. Oh,
Allora, questa qui è la maglia, è un pigiamino, e la maglia a maniche lunghe con un taschino qui con di questo colore. È veramente bellissima, l'avevo vista addosso mia sorella e non la trovo più, lei mi aveva detto che l'aveva presa in un negozio ma non l'ho più trovata. E invece dopo questo sito l'ho trovato e guardate quanto è bella, nella parte sotto ha tipo l'elastico ma non stringe per niente, è morbidissimo e si vede che stira molto molto molto. Nella vita anche molto molto molto, e c'è anche l'elastico. I laccetti qui, così si stringe anche, si allarga ancora di più. È veramente carina, mi piace un sacco. Ora me la provo subitissimo. Ok, guardate, è veramente veramente bellissima, non mi stringe per niente nella pancia. Proprio, io odio proprio le cose che mi stringono, anche di pochissimo, sono molto esagerata su queste cose. Quando sono rimasta incinta di Mati era lo stesso e non mi stringe per niente. Ma la cosa bella è che è grossino qui e quindi, cioè, sta proprio bene 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 con il mio bacino anche. Vediamo se riusciamo a fare una cosa così. Ecco, adesso si riesce a vedere. È veramente strabella. E poi adesso faccio una cosa che mi fa la partorire. Guardate, cioè mi arriva proprio al limite del piede, no, come si dice? Allo stinco. Ecco, e mi sta proprio bene bene bene, non stringe per niente. Anche le tasche, non ci credo. Bellissimo, con la sua taschina del colore dei pantaloni. E oddio, me la metto stasera, mi sono innamorata. È bellissimo. E poi ha i colori così che mi piacciono da morire, che non è proprio bianco né grigio, ma è tipo, non so, come se fossero dei puntini. 10 di 10, 10.000 su 10. Veramente bella questa qui, mi sono innamorata davvero tanto. Allora, andiamo avanti con questo qua, tornando al nero. Allora, ok, ok, ho capito, capito. Ok, mi sono presa questo vestito e spero che non mi stia grande, l'unica cosa. Sì, ma sicuramente non mi starà grande, perché ogni volta dico mi sta grande, però che mi sta piccolo. È un vestito molto molto lungo e l'ho preso così perché volevo cambiare un pochettino. E lo vorrei mettere con una cintura, quello sì, però da mettere con le Vans, o boh, io metto tutto con le Vans, quindi sì, mi piacerebbe veramente tantissimo. E ora me lo provo subitissimo. Allora, guardate, è stra stra carino. Se volete lo potete mettere con una manica in giù o con l'altra manica in giù, oppure lo potete tenere così. È veramente carino. Adesso mi ricordo perché l'ho preso. L'ho preso apposta perché mi piaceva un sacco questa cosa che sta così. Mi piace veramente tantissimo, con dei belli, bei accessori. Sta proprio bene bene bene. Mi arriva a metà del polpaccio, fino tipo qui, metà del polpaccio, sì. E niente, lì si vede il pancino, un pochettino. Lo so che col nero si vede poco, però yes, io mi piace veramente tanto. Non so, anche senza la cintura è carino. È veramente molto carino. Beh, però sì. Orma proprio bene nelle forme del nostro corpo, perché proprio qui stringe, poi qua si allarga un pochettino. È veramente molto molto carino. Mi sono innamorata. Bravi, bravi, bravi. Questa volta mi stavo piacendo tutte le cosine. Allora, poi mi provo questo qua. Anche questo qua l'ho già messo in testa. Cosa fai? Mi piace da morire. È questo vestitino che questo qui l'ho già messo. Infatti c'è ancora il mio profumo. Carino, alla cerniera che si chiude fino a sopra fino a sopra, però io quando l'ho messo l'ho chiuso, mi sa, fino a metà. E è sempre a manica lunga ed è corto. Questo qui è corto, un po' più corto. Se trovo anche una foto dove l'avevo già messo, ve la metto qui. E ah sì, me lo provo subitissimo.
Ok, questo qui è il secondo vestito. Come vi avevo detto qui, se volete lo potete tenere tutto in giù, se avete delle tizze più grandi delle mie. Magari si vede anche più carino, non lo so. Però io mi ci trovo bene così. Se volete potete tirarlo anche più in su. Più in su io non ce la faccio, cioè fino qua basta. E niente, è veramente molto molto carino. Qui si vede già un po' di più il pancino. E mi arriva fino a metà coscia. Fino a metà coscia, è veramente carino, elegante, nero. Il nero sta bene con tutto. E poi è caldino, morbidoso, caldino. E infatti quella volta faceva freddissimo e io l'ho messo lo stesso. Dopo la sera, quando era già tardi, mi sono cambiata. Però verso il pomeriggio sono stata veramente molto molto bene con questo vestitino. È veramente carino. Andiamo avanti con questo qua. Cos'è? Ah, ok, è una maglia a maniche lunghe con dei bottoncini qui che si aprono, non sono finti, si aprono tutti. Vediamo, ecco qua, si aprono tutti i bottoni e niente, è una maglia a maniche lunghe, normale. Tutto nero preso, non l'ho fatto neanche apposta. Va bene, ora me lo provo. Ok, questa qui è la maglia maniche lunghe, sta veramente molto bene, i bottoni ovviamente li potete chiudere tutti quanti fino a chiudervelo fino a sopra come volete voi, è veramente carina, è elastica proprio del tutto e il materiale mi piace un sacco, è fatto così, è veramente bella, morbidosa, mi piace veramente tantissimo. Finalmente potrò iniziare ad usare questi vestiti perché li avevo lasciati tutti messi da parte nella scatoletta così li provavo insieme a voi. E niente, è veramente molto molto carino. Andiamo avanti. Ok, adesso ho questo qua. Sì. Ok, una cosa bianca, ci sta. Allora, è un maglioncino bianco, così, con il collo alto, perché appunto, come vi dicevo, ultimamente uso solamente leggings per la gravidanza o anche non, e quindi ancora non sembra proprio che sono incinta, sembra solamente che sono un pochino su di peso, e quindi non mi piace. Allora a me piace mettermi dei maglioni lunghi, e niente, adesso mi provo questo qua, sembra veramente morbidissimo, le maniche sono fatte così, è veramente carino, questo colore mi piace un sacco. Ok, questo qui è il maglioncino, mi sta anche un po' lunghino, quindi è perfetto, e l'unica cosa è che è molto trasparente, quindi assolutamente dovete mettere un qualcosa, e, però è veramente molto molto carino, è lunghino qui. Qui si può vedere il pancino, si può intravedere qualcosina, guardate, amore, si sta facendo, e niente, però è veramente morbidoso, il collo lo potete mettere come volete voi, anche un po' più scialloso o non so come vi piace di più a voi, è veramente carino, non pizzica per niente, ma anche di questo qui pensavo che pizzicasse, invece zero. Ok, questo qui è così, solamente che ha il colletto che è così, non si piega come questo qua, e è lungo così come, non so se è lungo come questo, no è più lungo, sì, è più lungo. Marti sta arrabbiando quindi cerco di far veloce, e le maniche invece sono così, così, e niente, me lo provo subito. Ok, questo qui è il vestito, l'ho preso pensando di metterlo con una cintura, sì, perché sennò non mi fa impazzire così, cioè, non lo so, magari qualcuno lo usa, però a me piace di più con, adesso che sono incinta, con magari una cintura, così si vede anche il pancino. Però è veramente molto molto carino, alla fine extra large, cioè è molto grande, così scialloso come piace a me, e le maniche sono stra carine e mi arriva fino proprio all'inizio del ginocchio, proprio all'inizio del ginocchio, è veramente carino ed è stramorbido. Mm.
Matti che gioca con i suoi giochini, scusatemi. L'ultimo capo è questo qua. Lo apriamo insieme, scusate sottofondo ogni tanto, eh. Ok, allora, mi è caduto un po' di roba, però adesso la riprendiamo. Allora, questo qui è... Allora, per prima cosa è questa qui, la magliettina che ha qui anche, non lo so, tipo mini push-up. Non sembra proprio il push-up, però c'è qualcosa dentro. E è così, è regolabile qui, così se vi sta piccolo, vi sta grande, lo potete mettere nella taglia che volete voi. E insieme a questo c'è questo qua, che è il pantaloncino, e è sempre del, è tipo, sembra tipo seta, ed è veramente morbido, veramente largo. Io ho preso tutto taglia L, ve lo ripeto. Allora, poi c'è anche questo qua, che invece è il vestitino, questo, da mettere tipo d'estate, o non lo so se voi mettete già le cose fredde adesso. E in più c'è anche questo qui, con cui voi potete mettere, e questo qui è il pantalone, quindi potete scegliere se mettere la magliettina con il pantalone, e se avete freddo potete mettere anche il pantalone lungo. E poi c'è la vestaglia, che è questa qui in seta sempre, e non ha le tasche, è normalissima, proprio così. E qua mi era caduta la cinturina per legarla in vita. Ora vi provo un po' di cosine, così vi faccio vedere come sta tutto. Prima vi provo e il vestitino, voilà. Ok, prima mi provo questo vestitino qua. Ok, allora il vestitino è così, e c'è anche una spaccatura qui che me ne sono appena accorta. In realtà ho preso questa qui, una taglia L, però mi sta un pelino grande, infatti se la lascio mi sta proprio così. O non lo so se la fanno tipo quadrata, tanto queste qui si usano per andare a dormire, quindi in teoria dovrebbero essere proprio scialle scialle. Però sì, se no mi sta un pochino così. Forse dovrei farla accorciare un pochettino, e così sta, tipo così. Non lo so. Però è molto carina, molto comoda, e se ci dovete andare a dormire, vabbè, ne ho un conto, però bisogna stare abbastanza attenti, perché sennò le signorine ballano e vanno dove vogliono, ecco. E, però è molto carina, molto comoda, io e il mio pancino. Ora mi provo la maglietta invece, la canottiera, che è uguale, solamente che appunto è più corta. Penso che ci sarà lo stesso problema, che sarà qui un po' più largo. E però me la provo prima con i pantaloni e i pantaloncini, e poi vi faccio vedere con l'altro, ok? Ok, allora questa qui appunto, come vedete, è con il pantaloncino. E, sì, è un pochino più larga qua, però boh, mi piace. Per la maglia mi piace. Ci sta veramente tantissimo. Se volete potete appunto accorciarlo o allungarlo come volete voi. E sembra molto comodo, è molto carino, non mi sento per niente nella pancia, così, e si allunga ancora un bel po'. È veramente carinissimo, non me l'aspettavo, molto molto carino. Qui con tutti questi cosini gli sono botto. Ok, ora me la provo invece con il pantalone, anzi mi provo prima la vestaglia, vediamo come mi sta. Allora mettiamo. Sembra una signora di casa. Ok, allora aperta sta così, e invece se volete possiamo anche chiuderla. Chiudiamo un po'. Ok, allora con la vestaglia sta così, se volete appunto, io l'ho messa tipo aperta, però se volete potete anche unirla di più e sta chiusa. Allora io ho il pancino, però va bene. E potete anche chiuderla appunto. Così vai tu, mio amore. E ora la proviamo col pantalone. Ok, questo qua è col pantalone, è veramente carino, molto comodo. E, boh, mi piace, però mi sento comoda più con i pantaloncini. È carinissimo anche con questo, molto carino, molto molto molto. E siamo arrivati quasi alla conclusione, mi sembra che vi devo far vedere solo l'ultima cosa. Ok, allora l'ultima cosa da farvi vedere è questo qui,
E come vi avevo detto all'inizio, su questo sito non ci sono solamente vestiti o scarpe o accessori, ma ci sono anche borsette o zainettini o tante cosine. Allora, questo qui è lo zainetto che ho scelto. Mi sembra davvero stracarino, ho sempre voluto uno così. E infatti ne avevo uno solamente che era tutto brillantinoso qua. Però così, così in pelle, così in pelle non ce l'avevo ancora avuto. E la cosa carina è che è anche questo peluscino qui che viene insieme e c'ha la cerniera. Allora, vediamo un po', qua dentro c'ha un'altra cerniera invece e poi c'ha anche un taschino qui e poi c'è appunto lo spazio che volete per metterci le cosine. Scusate che mi sento il cuore che mi batte fortissimo perché parlo veramente tanto e dopo non prendo aria. Ok. E invece qua c'è la taschina davanti dove potete metterci le cose che magari dovete prendere per prima, chiavi o queste cose così. Nella parte di lato ci avete per mettere o una borraccetta o non lo so, qualcosa che avete di piccolo. E c'è anche la taschina da questa parte, c'è da prendere così. E poi Mati vuole prendere il rossetto che sta sbalzando, ecco, quindi cerchiamo di fare questa cosa veloce e indolore. Ok, ok, e invece qua avete le bretelle, come si dice? Oddio, non so come si chiama. Però comunque la potete mettere, potete anche allungarlo. Adesso così è tutto corto, però se volete potete anche allungarlo, così se lo volete più lungo. Ok, dato che Mati non riusciva più ad aspettare, vi voleva salutare. E niente, questo... Ah, c'è anche un'altra taschina qua dietro, guardate. Si può aprire e avete... Aspetta, così l'ho chiusa. Si può aprire e avete tutta la tasca fino in fondo. Niente, veramente carinissimo, dovete assolutamente andare a dare un'occhiata su questo sito e poi mi taggate se comprate qualcosina o me lo scrivete nei commenti, ecco. E niente, io e Mati vi volevamo salutare. Saluta amore, fai così con la manina, ciao! Ciao! Ciao babies! Fai ciao! Ciao babies! Vi lascio tutto quanto sotto nella descrizione e io spero tanto che questo piccolo trial haul vi sia piaciuto. Vi salutiamo e vi mandiamo un bacione grande grande. Ai! Ciao baby! Ciao baby! Ciao! Così. Bacio. Un bacio per me, un besito. Un besito per me. Non vuole. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti del mio Instagram, che ora lascio qui, e anche nell'info box. Mua!